La qualità di vita è fondamentale. Se si ha un trauma irrisolto, importante come questo, è come se venisse a mancare la luce nella nostra essenza, nella nostra esistenza. Ebbene, in realtà l'essenza è rimasta pura, ma è il pensiero che sporca l'essenza. Ovvero che dà l'impressione di aver sporcato l'essenza. Mai nulla è sporcato, tutto è puro e tutto è riparabile. Purtroppo la sensazione di sporco, che avverte per molto tempo, a volte non solo per settimane, ma anche per mesi, per anni. La ragazza, la donna che avesse subito violenza, è qualcosa che sembra irrisolvibile. In realtà, attraverso molte tecniche è possibile ritornare a sentirsi normali, tra virgolette. Io posso parlare per mio conto di quello che è il percorso con i suoni olistici. Con il canto e i suoni olistici, ebbene nell'ascolto, la ragazza, la donna che avesse subito questi traumi, percepisce dentro di sé quella sensazione di pulizia. Sì, perché le vibrazioni attraversano il corpo e vanno a ripulire. Questo accade perché in realtà ripulisce i pensieri, le emozioni, ovvero quei pensieri che hanno generato le emozioni disarmoniche, quindi disarmoniche, quindi disarmoniche. Ed ecco che la ragazza, la donna, si sente ripulita, si percepisce bianca, tra virgolette, pura. E questo è stato evidenziato da donne non solo che abbiano fatto il percorso con me perché abbiano subito abuso e violenza, ma già, anzi al contrario, è stato proprio. È stata proprio l'osservazione, l'ascolto di quello che alcune donne in studio hanno detto, ricevendo questi suoni olistici in un percorso sul lettino, prima ancora che iniziasse il suono dell'anima, questo percorso online, prima ancora, perché ricordiamo, questo è nato in un periodo particolare in cui il pianeta ha attraversato parecchie peripezie. Sapete già di quale periodo stiamo parlando. Non so quando vedrete questo video, perciò parlo al passato. In realtà, quando sto girando questo video, siamo ancora in questa fase, ma comunque sta andando in miglioramento, pare. Ma allora, i tempi prima della fondazione del suono dell'anima, prima della creazione di questo percorso canto e suono olistici online, le donne ricevevano nello studio riarmonizzazione sonora attraverso il canto e i suoni olistici sul lettino dello studio Cometa. E questo mi ha portato a chiedere alle persone che cosa provassero, perché vedevo talmente tanto entusiasmo in loro. Ho richiesto a loro le testimonianze, così come ho fatto per i trattamenti di bioenergetica. E queste persone, queste donne, mi hanno rilasciato delle testimonianze. E più di una, anche non avendo rilasciato la testimonianza, ma poi vedremo, aggancerò a questo video, in questo punto dovrò agganciare e cercherò uno dei video in cui una delle persone ha spiegato questa sensazione di purezza, dicendo proprio, ora non mi ricordo le parole esatte, ma hai presente quando tratti un bambino, dice no, c'è cioè un bambino, è puro. Ecco, questa sensazione, mi dice, questa sensazione qua ho provato, mi dice. Mi ha proprio messo proprio, mi ha centrato in pieno, cioè proprio fisicamente, psicologicamente, come se fossi, vabbè, ti dico una cosa, come se fossi quasi rinata. Non so se tu, sì, lo sai come sono. Quando tu senti una persona adulta, no? A Sì. livello Sì. energetico, e quando tu senti un bambino, un neonato, Sì. c'è una differenza, Ah, beh, la purezza la allora. purezza, uguale, come se fossi stata neonata quasi. Fantastico, ma questo accade sia con la vibrazione del suono che con le campane, per esempio.
E lo so, infatti pensavo al discorso anche delle campane tibetane, cioè ci sono diverse cose, no? Così, però quella del suono, guarda. E allora lì ho fatto un click e ho compreso perché funzionasse così tanto sulle donne che hanno subito abuso o violenza. Diciamo, è uno dei benefici che va a dare questa sensazione di ripulire, cioè queste vibrazioni che passano attraverso il corpo e accade anche online. Questo è fantastico. E ve lo dicono le persone stesse, accade anche online. Io sto registrando le serate dei suoni, ovviamente chiedo sempre poi alle persone l'autorizzazione per estrapolare alcune parti. Lo chiedo, chiedo l'autorizzazione scritta ovviamente, se le persone mi danno questa autorizzazione, ecco che possiamo ritrovare proprio dei frammenti reali, non di tratti da videotestimonianza, bensì dalla esperienza vera, viva, che la persona sta vivendo proprio in serata. Ecco perché registro le serate, poi estrapolo delle parti e poi chiedo alle persone appunto l'autorizzazione. Così sentite proprio cosa dicono ed è bellissimo perché lo stanno vivendo. Questo è fantastico, ringrazio le persone che mi danno l'autorizzazione. Grazie. Era una cosa insita mia che desideravo in qualche maniera, cioè che il mio corpo o la mia anima, cioè, ha accolto nella maniera più bella di questo mondo, capito? E quindi proprio ho sentito poi alla fine che è andata proprio, ha centrato in pieno il discorso proprio del riequilibrio.